Salve a tutti ragazzi, ben tornati sul mio canale, il collezionista, io sono Andrea e oggi vi porto un nuovo video Allora, oggi vi porto un personaggio cult degli anni 80, il mitico Robocop Devo dire è un adollo che ho recuperato da poco, eh, per molti anni non l'ho voluto prendere, non lo so il perché eh, Devo dire dopo averlo acquistato ho capito di aver fatto un, un errore per tantissimi anni non prenderlo prima Ma su questo ci arriveremo dopo, come al solito direi di partire dalla scatola Tipica per le diecast, eh, qui in alto abbiamo direttamente il nostro Robocop in azione con un'immagine tratta proprio dal film, in alto il nome proprio del film Robocop, Nel, eh, qui in basso la scritta il numero di serie MMS202D04 quindi questa qui fu la quarta doll diecast dello Toys la scritta grande tenuta in questo argento RoboCop 16 scale collectible figure, a sinistra il logo Toys, al centro Movie Masterpiece Series, Digest, a, a destra Movie Master Series. Sui bordi continua l'artwork uh, sempre di RoboCop, qui possiamo vedere solo un po' del braccio sinistro, di nuovo la scritta, il nome del film e il numero di serie, le avvertenze e il cast delle persone che se ne occupano. Qui possiamo vedere proprio l'altro braccio con la pistola in mano. Questo è tutto. Uh, le classiche scatole delle, delle diecast si sfilano via in questo modo dove all'interno troverete il, uh, non il blister ma il polisterolo dove viene conservata la nostra doll e adesso direi di guardarci un po' più da vicino il nostro Alex Murphy a tra poco ok ragazzi continuiamo con gli accessori allora la doll ve la faccio vedere chiaramente dopo perché di accessori al, a primo impatto potrebbe... Uh, Possono sembrare pochi, ma non sono neanche così pochi. Allora, in tutto vengono date cinque mani di ricambio, due: con, uh, con la possibilità di poter articolare le dita uno ad uno, classiche come tipo uh, gli Iron Man, due pugni. Come questo qua, qui non si può fare niente. E un'altra mano sinistra, con questo aggeggio qua che nel film Robocop usa per scaricare praticamente i dati dal computer Molto famosa questa, questa mano qui che si vede anche nel film Devo dire io il film adesso l'ho visto l'altro ieri, il primo perché da film, eh, dal primo film è tratta la doll Perché era da tantissimi anni che non lo guardavo più, eh, molte cose non, non le ricordavo a dire la verità poi viene da vengono date in tutto due pistole. Voi adesso, però, ne vedete una. Questa qui, praticamente, completamente in metallo: pesa un botto. E l'altra è in plastica. Che adesso, però, tiene in mano il nostro Robocop. Su questo, magari dopo dirò qualcos'altro. Quando passeremo alla doll. Poi vengono dati tre menti eh, intercambiabili: quello con la, la bocca chiusa, praticamente, adesso ce l'ha la doll. Poi ne abbiamo un altro che sembra che stia. Per dire qualcosa con i denti serrati o magari solo con la bocca un po' aperta. Questo qui sembra più che stia per dire qualcosa. Eh, sì, in tutto tre. Sugli menti, pure, dopo dovrò eh, dire qualcosa perché ho notato che bisogna stare molto attenti. Poi viene dato un telecomando. Che se qui l'avevo già vista su un'altra doll, era il, il Darth Vader di episodio 4 con un telecomando. Per il semplice fatto che su, eh, su questa doll abbiamo la possibilità di attivare un funzionamento vocale che ha proprio la doll per dire alcune frasi celebri proprio tratte dal film. Poi, questo qui adesso è lo stand di Robocop, come potete vedere ancora è ancora la pellicola. Io non lo, non lo userò, eh, è molto bello però. Come sapete, io praticamente ho cambiato lo stand a tutte le mie doll e adesso ormai non, non ci sta più eh, questo queste basi dentro le mie teche sembra strano, perché essendo che tutti quanti hanno lo stesso stand. In più viene dato questa calamita che avevo anche già visto con la doll, per esempio, di Deadpool In questo caso, non per cambiare gli occhi, ma per togliere un, un pezzo dell'armatura proprio del nostro Robocop. Tra l'altro, proprio con il simbolo, come anche sullo stand, a parte la scritta Robocop, c'è lo. Eh, Um, il simbolo del um, OC, OCP, sì, che praticamente è il dipartimento di polizia fittizio uh, nel, uh, nel mondo di Robocop, poi una seconda mascherina per il petto Battle Damage. che Adesso vi mostro così, chiaramente dopo ve la farò vedere anche come sembra il tutto sulla doll in plastica. Molto, molto bella e molto facile anche da cambiare. In questo caso con le calamite. Un secondo. Casco Battle Damage, questo qui devo dire è una chicca, adesso che ho riguardato il film, è veramente spettacolare. A parte la questione che, che è Battle Damage, possiamo intravedere un occhio proprio di Alex Murphy, dal vivo rende veramente un casino. Adesso così è molto difficile perché fa un po' d'ombra, ma vi posso garantire che l'occhio è fatto benissimo. Infatti, all'interno possiamo vedere che è stato attaccato qualcosa, nell'altro casco, non è così. Veramente spettacolare. Ok, accanto ho messo. Questo qui è solo adesso il classico sostegno per lo stand. Ok, direi adesso di fare un taglio. Intanto ci spariamo Robocop nella versione clean. Quindi a tra poco, ok ragazzi. Continuiamo con la nostra doll, questa qui adesso è nella versione clean. Facciamo magari una breve panoramica. E devo dire, questa doll è un capolavoro, senza scherzare. Confrontata con il film Devo dire prima di acquistarla Ne parlai più di una volta con il mio amico Francesco Perché mi lamentavo su alcune cose Che mi impedivano tra l'altro di acquistare questa doll Ma riguardando il film Quelle cose che mi davano fastidio eh, Non sono state fatte apposta in quel modo Per dare a me fastidio Ma è proprio così nel film Quindi in questo caso Toys non ha sbagliato praticamente niente Su questa doll L'ha fatta identica Se non addirittura meglio di come è l'armatura nel film Perché essendo un film molto vecchio Alcune cose magari le, le dirò dopo erano abbastanza ridicole, mettiamole in questo modo. Allora, la base io come detto ho detto l'ho cambiata, io ho messo solo un classico stand mio con la scritta Robocop al centro e Alex J. Murphy, come si chiama anche il nostro personaggio nel film. Devo dire, il, la colorazione del, di questa armatura è un qualcosa di spaventoso. Nel film io adesso. Essendo che era da molti anni che non lo guardavo più, mi ricordavo Robocop con la classica armatura argentata. E eh, eh sì, era un argento e basta, ma non è così. Nel, nel film, come anche nella doll, il, questo argento ha dei riflessi che vanno sul blu e il viola. Ora, in questo caso si nota di più il viola, come anche era nel primo film, perché ieri, per esempio, ho visto il. Il secondo, nel secondo invece, già è un, un argento che va molto di più sul blu. Con, al, con anche dei riflessi viola, e devo dire, l'hanno ricreato in un modo impeccabile, un qualcosa di spettacolare su tutta l'armatura. Dal vivo, chiaramente, si nota il tutto molto, ma molto meglio, è veramente spettacolare. Ora, magari passiamo un attimo ad alcuni dettagli, veramente niente male come per esempio i, i polpacci, i polpacci come potete vedere hanno queste strane asticelle, questi strani pistoni che hanno anche delle articolazioni, eh, però ve lo dico già adesso fate molta attenzione, sono molto, molto fini, molto delicati, guardate ovviamente i colori su su sulla sua erbatura sono qualcosa di spettacolare, come ho detto state molto attenti, abbiamo un'articolazione chiaramente anche per le caviglie, il tutto però molto delicato fate molta molta attenzione vero passiamo adesso a una cosa che per esempio a me dava fastidio però è veramente così anche nel film le giunture delle braccia delle ginocchia non hanno le classiche giunture in plastica magari ma hanno un rivestimento in gomma cosa che a me dava fastidio per la questione anche posabilità però nel film è veramente così, tra l'altro una gomma pure con, eh, dettagliata, con, eh, con degli ottimi dettagli, sia nella parte di dietro che davanti, è ricreata esattamente come nel film. Magari passiamo adesso per esempio alle articolazioni dei, de, dei gomiti. Come potete vedere anche in questo caso abbiamo questa gomma all'interno che è veramente anche così nel film. Riguardando proprio il film, come vi ho detto prima, eh, ho notato che era uguale è veramente anche così e soprattutto ho notato che come pose non, non, non avrete un grandissimi problemi con il fatto della gomma non perché sia super resistente ma perché si muoveva e in un modo molto robotico e molto strano che potete ricreare benissimo la maggior parte delle pose soprattutto con le gambe non avrete alcun problema perché non, non fa mai pose ultra dinamiche. Di solito è abbastanza statico, solo con le braccia di più si muove di più neanche, neanche i gomiti di stesso. Io credo che questa gomma nella realtà era molto spessa perché lui praticamente doveva. Le, mi riferisco adesso all'attore, doveva indossare questa specie di armatura, eh, un po' stile Iron Man, solo che era veramente completa e non era ricreata in CGI o in qualcosa simile. Quindi era molto, sicuramente molto scomoda e molto ingombrante, quindi non si, anche lui stesso non poteva eh, muoversi tantissimo all'interno. E grazie a questo potete anche ricreare <ride> senza alcun problema la maggior parte delle pose. Questa, qui, adesso è l'altra eh, mascherina per il petto in versione normal. Passiamo al Let's Scout, che devo dire è in questo caso anche come il resto dell'armatura, assolutamente impeccabile e spettacolare, con dei bellissimi dettagli, tra l'altro anche qui possiamo vedere un altro dettaglio, è proprio il numero di serie, eh, lui è stato il primo 001 con la scritta OCP Police 001, il nostro Robocop, veramente ma veramente ultra figo, Ok, adesso però vi faccio vedere un'altra cosa pure molto figa. Dove però anche in questo caso dovete stare abbastanza attenti perché, eh, se non avete mai avuto la possibilità di vederlo dal vivo, vedere come funziona, potreste fare delle cazzate. Meno male che io sono sempre ultra uh, attento quando faccio cose del genere. A cosa mi riferisco? Il nostro Robocop per chi se lo ricorda, tira fuori la sua arma sempre dall'interno della coscia destra. Qui praticamente abbiamo un piccolo compartimento dove possiamo inserire proprio la pistola. In questo caso, però, per aprirlo, dovete fare molta attenzione, perché praticamente va sempre a toccare tutta questa parte qui. Con o il ginocchio, questa parte che sto toccando adesso io con il dito, o quest'altra parte grande che dovete adesso aprire, si va a incastrare sempre con il sedere del nostro Robocop. Quindi ogni volta dovete far caso che non toccate niente. Per meglio dire, dovete allargare proprio la coscia affinché non. Ah, e qui abbassare anche un po' il ginocchio per farlo aprire del tutto se ci riesco ok chiudiamo di nuovo qua ok come potete vedere non è adesso facilissimo proprio perché è stato ideato in un modo molto particolare però funziona e infatti all'inizio quando provavo ad aprirlo vedevo sempre che rimavo, eh, rimaneva sempre tipo un po' impigliato da qualche parte ma non è che mi è arrivata magari una doll eh, difettosa o rotta no non è così eh, è proprio fatto in questo modo e quindi lo dovete sempre posizionare in un modo affinché eh, si possa aprire il tutto senza rovinare niente all'interno possiamo inserire la pistola che io adesso metterò metterò quella in metallo perché questa è molto pesante possiamo inserirla in questo modo spingerla qui adesso dovrò fare di nuovo la stessa cosa per chiudere il tutto credo sì, perché purtroppo va a toccare. Ok, uno. Apriamo un po' qua. Abbassiate il ginocchio. Chiudete. e Riposizionate il ginocchio. Non è facilissimo, devo dire, come, eh, come cosa. Però eh, basta fare solo un po' attenzione e non succede niente. E si può inserire la pistola all'interno, come ho fatto adesso io. Tra l'altro, è pure una. Pure figa eh, la cosa è perché essendo che la pistola è bella pesante aggiungiamo un po' di peso al nostro Robocop. La questione diecast, allora in diecast io quello che ho potuto riscontrare sono le, le braccia qui in alto, non tutte le braccia, solo questa parte qui è completamente in diecast. I polpacci pure sono completamente in diecast, il resto per quel che ho po potuto vedere è abbastanza in plastica, dovrebbe essere tutto in plastica. Però lo stesso, la stessa doll ha un peso... Considerevole, soprattutto con il fatto eh, che ancora non abbiamo inserito le batterie. Come vi ho detto prima, questa doll ha un funzionamento vocale per eh, praticamente eh, cita molte eh, frasi celebre proprio del nostro CoboCop. Come vi ho fatto vedere prima, vi serve questa calamita qui che si va ad attaccare. Staccherete questo pezzo qui. Normalmente c'è un altro pezzo in plastica con una vite che dovete togliere e inserite le batterie. Le batterie che eh, dovete inserire all'interno Non sono neanche delle batterie che troverete eh, Dovunque Adesso magari Lo faccio vedere perché Dovrò mostrarvi il tutto Le batterie Praticamente sono queste qua Come potete vedere non è adesso una classica AAA o una AA Ma si chiamano eh, LR1 Queste qui praticamente sono eh, Il nome delle batterie Molto particolari Devo dire, non costa neanche pochissimo. Ieri ho voluto prenderle proprio per la recensione, per magari mostrarvi il tutto. Adesso magari le inserisco. Comunque credo che dovrò fare lo stesso un taglio perché dovrevo, devo inserire anche le batterie all'interno del telecomando che vi ho mostrato prima. E tra l'altro, dopo aver inserito le batterie qui dentro e anche nel telecomando, se non funzionerà. Eh, non preoccupatevi pure all'inizio io credevo di aver comprato magari le batterie sbagliate qui a sinistra cosa che si nota a malapena c'è un altro interruttore che voi dovete attivare solo quando... adesso lui ha già detto una frase eh, del film senza che io ho fatto niente questa qua è una cosa normale ora però per fare dire le altre frasi vi servirà lo stesso il telecomando allora rigiriamo il tutto Adesso come detto farò un taglio e magari ci spariamo un po' le frasi di Robocop. Quindi a tra poco. Ok ragazzi, continuiamo. Adesso ho inserito anche le batterie all'interno del telecomando. Il telecomando ha anche un interruttore qui in alto che dovete attivare e quando lo attiverete dovete premere i pulsanti B e O e si accenderà tra l'altro adesso qui proprio dentro l'O una lampadina rossa e lui comincerà a, parare, a parlare quindi sono tutte frasi tra l'altro tratte dal film, proprio dalla pellicola certe volte in una frase in particolare si sentono addirittura le voci degli altri attori. adesso ha detto stay out of trouble, stai via dai, dai guai gun. Under eh, butti, getti l'arma, lei è sotto arresto, queste in sono chiaramente tutte in inglese vivo o morto tu verrai con me Eh, Avvicinati eh, in modo calmo, se no allora ci saranno problemi. Grazie per, la, grazie per la tua collaborazione. Proteggi gli innocenti e fai rispettare la legge. Credo una cosa del genere. Stai via dai guai. E adesso si riparte da capo. Uh, butta via l'arma, sei sotto il resto. Devo dire questa cosa è molto carina uh, come, come funziona. Avevo già detto anche prima. L'avevo vista per la prima volta su, uh, sulla doll di Lord Wader. Uh, adesso magari vi mostro come si cambiano. Scusate la mia faccia, allora la mascherina per il petto, come detto, è in calamita. Si toglie facilmente all'interno questa cosa che vedete adesso, praticamente l'altoparlante per proprio. Uh, per le frasi che dice uh, si attacca in questo modo facilissimo ora passiamo a un'altra cosa che devo dire uh, ho notato proprio oggi quando ho voluto cambiare di nuovo le bocche allora il, il casco si toglie in modo molto facile dovete solo staccarlo via e con la calamita le bocche si possono anche togliere senza molta difficoltà il problema non è a toglierle ma è a rimetterle per il semplice fatto, eh, il mento del nostro Robocop va inserito proprio qui dentro. Ora, se voi lo inserite così, potrebbe togliersi il paint del mento, cosa che è capitata per esempio adesso a me con questo mento qui. Mi è rimasto adesso un puntino, cosa che meno male non si vede se lo inserite all'interno, però può capitare. E ho detto, ma com'è possibile che succeda una cosa del genere? Ho notato, io adesso non l'ho guardato nelle librette delle istruzioni, ma... Forse è veramente così, questo pezzo di plastica qui si può togliere, se voi lo allargate si può togliere e se si può togliere potrete anche inserire prima il mento e poi il pezzo di plastica. Quindi non succede niente se lo fate in questo modo, se però volete prenderlo e inserirlo così si può pure inserire ma potrebbe capitare che si va a togliere un po' il pente. Purtroppo è successo nel mio caso in un mento adesso che ho scelto, purtroppo non so, so, so se si vede molto bene perché sono un po' lontano. Cerco di mettere a fuoco, come potete vedere, questo puntino adesso che lui è proprio qua. Eh, è perché si è tolto purtroppo il pente proprio per questa cosa. Io non potevo saperla, non, non avevo visto o letto da qualche parte pure che poteva capitare questa cosa, però eh, per, per evitare che anche a voi possa capitare una cosa del genere, Oppure se proprio non volete inserirlo completamente perché si può anche lasciare un po' più in alto, sembrerà strano però si può fare comunque, non dovete inserirlo tutto quanto, eh, potete lasciarlo anche così se proprio non volete ogni volta fare tutta questa cosa. E devo dire, questa doll in versione anche Battle Damage è una figata incredibile, tra l'altro è in parte Battle Damage anzi adesso direi magari di, di passare proprio alla questione l'occhio purtroppo si vede poco ah adesso adesso si vede molto bene vedete come riflette la luce all'interno ed è veramente una figata sulla questione eh, doll battle damage o meno adesso ne parliamo allora questa qui è la versione diecast normale poi è uscita una versione diecast che è praticamente identica a questa qui però in più con la sedia, dove Robocop ogni volta si deve tipo ricaricare, se non mi sbaglio. Ehm, sì, e in più ha praticamente quella sedia è un piccolo diorama piccolo tra virgolette, un diorama abbastanza grande. Che io, infatti, non ho voluto recuperare proprio per il fatto che non credo che l'avrei lasciato mai su quella sedia. La, la scena in particolare si vedono, soprattutto nel primo film, neanche tanto. È solo in una o due scene per pochi secondi è figa sì, su questo non si discute se qualcuno vuole recuperare la versione per esempio con, eh, con la sedia è sicuramente consigliata perché eh, vi arriverà come detto la stessa doll in fin dei conti solo con quel diorama in più però non è adesso obbli obbligatoria poi sono uscite altre due versioni una completamente battle damage con, tra l'altro, non più il casco da Robocop, ma proprio lo scout di, di Murphy di Peter Wheeler. Se non mi sbaglio, si chiama l'attore. Eh, che tra l'altro è bellissimo. Cosa che devo dire è veramente un peccato non avere con le, versioni, con le due versioni normali in diecast. Una versione Battle Damage, come ho detto, completamente Battle Damage con um, altri accessori e lo scout di Murphy, e poi un'altra ancora, sempre Battle Damage in set. Proprio con la doll di Alex Murphy, prima che diventasse proprio Robocop, quindi da normale essere umano con l'uniforme da poliziotto, eccetera. Ora, questa cosa io devo dire mi dava molto fastidio nel fatto di non avere il doppio scalte perché l'hanno fatta così, però riguardando il film, anche in questo caso Toys non ha fatto nessun errore. Tutte le cose che vi vengono date a disposizione, sia in questa versione che nelle altre, che chiaramente non avete sono fatte proprio così come si vedono nel film e voi nel film lo vedete battle damage in questo modo con l'occhio che guarda fuori però non lo vedete mai eh, con l'uniforme, eh, con l'armatura la, pulita senza il casco quindi con lo scalto proprio dell'attore in quel modo non lo vedete mai nella versione clean ma solo nella versione battle damage che è praticamente nella parte finale del film Stesso discorso vale anche per questo casco qui, che non si vede nella versione Battle Damage. Lui non se lo rimette più questo casco in questo modo. Quindi, uguale come possiamo, eh, vogliamo vederla, Hot Toys non ha sbagliato niente per quel che riguarda il movie accurate. Le versioni sono uscite proprio in modo per come si vedono nel film. Chiaramente loro. Hanno guadagnato un bel po' su, questo, su tutta questa faccenda. Perché i fan di Robocop magari hanno recuperato sia questa che quell'altra. Io devo dire a me va più che bene questa. Avrei, chiaro, non mi, non mi avrebbe fatto schifo avere la versione, almeno eh, lo scout proprio di Peter Wheeler. Che è veramente magnifico, almeno per le, le recensioni che ho potuto vedere. Veramente spettacolare. Però anche così eh, ho la possibilità di poterlo esporre in due versioni differenti. Versione Clean e Battle Damage. E mi va più che bene. Sulla questione eh, articolazioni, la doll si può articolare abbastanza bene, abbiamo delle buone articolazioni per quel che riguarda eh, le gambe, eh, le, le braccia in se stesso si possono piegare anche a 90°, gradi, io ve lo sconsiglio perché la gomma non lo so quanto, quanto possa durare e tra l'altro lui non lo fa neanche nel film. Di solito lui quando punta l'arma quasi sempre la punta proprio con il braccio quasi teso o leggermente piegato, cosa che potete fare e non succederà niente e le braccia sono staccate anche dal corpo quindi potete alzarle quanto volete non succederà niente però adesso devo dire eh, dobbiamo passare un attimo a qualche lato negativo che non è gravissimo e secondo me non va a influire sull'acquisto della doll però non lo so ho trovato una scelta un po' particolare ed è la storia del mento come vi ho fatto vedere prima per chi non lo sa potrebbe combinare veramente un po' una, una cazzata e rovinare magari un po' il paint meno male che a me, a me è successo adesso una cosa veramente leggerissima che messa per bene non si vede. Questa era la prima e la seconda sono le due armi. Le armi hanno fatto una in diecast e una in plastica. Io in realtà non lo so il perché. Quella in metallo è così pesante che praticamente è quasi impossibile fargliela tenere in mano. Si può fare, non dico adesso che è veramente impossibile, però è molto difficile, e già è molto difficile anche quella in plastica, perché voi non avete una mano scolpita per fargli tenere la pistola, ma avete solo la mano eh, con le dita articolabili che dovete posizionare per fargli tenere la pistola. Ora, io, meno male, non sono adesso completamente spratico, le doll le poso <ride> volentieri, quindi. Eh ho capito come fare per fargliela tenere in un modo realistico e che tenga ma lo stesso non è facile eh, perché le dita sono piccole dovete stare attenti a non piegarle troppo si potrebbero staccare e una cosa non lo so io magari avrei preferito una mano scolpita eh, proprio per la pistola però questa qui è la loro scelta posso accettarla e sono anche le uniche due cose che ho notato che magari non sono... Eh, non sono state adesso ricreate O magari fatte apposta per, per aiutare il collezionista Che recupera questa doll Questo però è anche tutto E adesso direi di passare alla parte finale Facciamo un taglio e tiriamo le somme Su questa doll, quindi a tra poco Ok ragazzi, parte finale Tiriamo le somme Ho messo adesso Robocop anche un po' in posa E ho cambiato pure l'altra mano Allora, eh... Lati negativi: lati negativi, devo dire, anche se secondo me non andranno ad influire eh, sul voto finale, non, non li definirei neanche i lati negativi. Dovete fare solo attenzione. Cambiare le bocche, come vi ho fatto vedere prima. Eh, a toglierle è facile, a metterle, dovete stare attenti. Che non togliete il paint. Se togliete la parte. Eh, in plastica, di sotto, quella nera eh, che si può togliere, perché, secondo me, è, fa è, stata, è stata fatta eh, di proposito in questo modo: per eh, cambiare proprio le bocche, eh, non succede niente. Questa eh, è la storia di poter posizionare la pistola eh, in modo decente o fargliela tenere in mano in un modo decente. Non è pure facilissimo, però è solo una questione che dovete perderci un po' di tempo. La stessa cosa vale anche per la... Lo scompartimento dove lui tiene la pistola dentro la coscia pure là dovete stare attenti come lo aprito ogni volta affinché non rimanga impigliato da qualche parte e si potrebbe rompere. La dipositivi la Doll eh, in fin dei conti ha abbastanza accessori. Anche se all'inizio possono sembrare pochi. Il funzionamento vocale è una bella chicca. Eh, quattro bocche intercambiabili, una doppia mascherina per il petto, un doppio casco. Eh, una mano pure particolare con eh, quella una specie di, eh, di, di chiodo che lui usa per praticamente per scaricare le informazioni dal computer molto, molto figa. Eh, a livello proprio di, di Paint e accuratezza al film è uguale. È veramente uguale. Un movie accurate per la prima volta, devo dire impeccabile. La doll è spettacolare. Per i fan di Robocop un must have, per i fan magari di personaggi cult del, degli anni 80-90, direi anche. È praticamente come nel film: è uguale. Da parte mia, questo Robocop si becca un 10. Eh, non, non mi posso veramente lamentare su altre cose. Le cose che ho elencato eh, dovete stare solo un po' attenti. Ma non sono adesso cose che vanno a influire, secondo me, eh, o a sminuire il prodotto. La storia delle batterie pure. Non è adesso che non, non si trovano, si devono comprare separatamente, devo dire, però, non è una cosa che succede per la prima volta. Ieri ne parlavo proprio con Francesco. Eh, ci sono anche altre doll che non vengono inserite. Le batterie all'interno. Perché in questo caso vi vengono date solo le tre pile per il telecomando. Le batterie piccole che abbiamo anche con, il, con, il, con le doll, per esempio, di Iron Man. Però se abbiamo per esempio delle basi diorama che vengono illuminate, dove per esempio abbiamo bisogno di batterie AAA o AA, eh, in quel caso oppure non vengono mai date Toys Il mio rivenditore mi raccontò che questa storia è fatta anche di proposito eh, per non avere problemi con la, do con la dogana, perché normalmente eh, batterie non si possono spedire, neanche quelle piccole, almeno per come mi ha raccontato lui. Adesso non lo so se è veramente così e per questo motivo magari non le inseriscono. Però eh, si trovano chiaramente, le potete acquistare su Amazon o in uh, negozi specializzati. Le batterie si trovano, quello non è il proprio. E tra l'altro, è proprio una cosa che io adesso ho voluto prendere proprio per mostrarvela nella recensione: non è che adesso le batterie le userò più, però a prendere tutto il tempo il telecomando per fargli dire le frasi è una cosa figa. Mi piace. Eh, però non è una cosa fondamentale. La cosa, diciamo così, che, eh, il lato positivo di questa cosa è che tenendo le batterie all'interno di è ancora più pesante. Però purtroppo le dovrò togliere per la questione che prima o poi vanno ad ossidarsi. Quindi anche voi vi consiglio sempre di togliere sempre le pile. Ok, ragazzi, 10 da parte mia: secondo me è strameritato. Doll, assolutamente impeccabile, bellissima. Consigliata a tutti i fan dei film cult 80-90. Ai fan di Robocop, prendetela ad occhi chiusi, non ve ne pentirete. È veramente una figata incredibile. Questo è tutto da parte mia, ragazzi. Io come al solito vi invito sempre a lasciare un like, un commento, scrivete cosa ne pensate di questo bellissimo Robocop. A passare la mia pagina Instagram, il collezionista 1988, alla pagina Facebook, One Italy. E io vi rimando al prossimo video. Alla prossima, ragazzi.